Buongiorno a tutte le persone che ci stanno seguendo. Allora, nel mio intervento che condurrò insieme ad una Claudio Biancalana, che non vedete ancora, il mio collega di Lazio Crea, Lazio Crea è la nostra in-house che si occupa di ICT, nel nostro intervento illustreremo un po' quella che è l'esperienza di Regione Lazio. Io parlerò più degli aspetti amministrativi, di come è nato il portale, di come è nato il progetto e del significato che per noi ha avuto, perché ormai abbiamo un anno e mezzo di vita del progetto, e Claudio Biancalana invece si concentrerà più sugli aspetti tecnici, per cui racconterà che scelte sono state compiute a livello tecnico, per quale ragione e che rilevanza hanno anche in relazione a quanto ci ha illustrato Gabriele Ciasullo, per cui i nuovi adeguamenti e alla metadatazione, alle linee guida a cui dovremmo uniformarci. Allora, come vi dicevo, innanzitutto parliamo di un progetto Open Data Lazio e non soltanto di un portale Open Data, perché aprire i dati all'interno di un'amministrazione complessa come quella regionale, non è un'azione che si può limitare esclusivamente alla messa online in formato aperto, dei dati, ma, richiede, soprattutto per chi come noi non aveva mai fatto un esperimento di questo genere, richiede una progettualità molto più complessa, perché la parte di organizzazione interna a regione, che vi racconterò brevemente, è certamente nella fase iniziale quella più complicata da affrontare. Se non c'è, come purtroppo spesso non c'è ancora a livello sufficiente, una cultura dell'apertura e della condivisione dei dati, la prima fase di realizzazione di un progetto per l'apertura dei dati è veramente molto complessa. E vediamo. Scusatemi un attimo perché ho perso le slide, non vi vedo più, ma spero che voi mi vediate. E vediamo quali sono gli obiettivi che abbiamo perseguito, che continuiamo a perseguire con il progetto Open Data Lazio. Il primo indubbiamente è quello di aprire il patrimonio informativo regionale e di restituirlo ai cittadini, perché i dati che un'amministrazione produce non sono di proprietà della pubblica amministrazione, ma sono dei cittadini del territorio e vanno loro restituiti. Il secondo obiettivo è quello di innescare un cambiamento sostanziale nell'ente regionale. Il terzo macro obiettivo è quello di realizzare ed aprire un patrimonio informativo pubblico regionale che coinvolga, a partire dall'input dato dall'amministrazione regionale, tutto quanto il territorio e i soggetti del territorio regionale. Del primo e del terzo punto vi parlerò a brevissimo, per ora mi concentro un po' sul secondo, ossia cambiare dall'interno l'ente regione. Riuscire a realizzare un portale di dati aperti e comporta questa enorme sfida, come vi dicevo all'inizio. Non è facile superare le resistenze culturali che legittimamente ci sono quando non è mai stata fatta un'operazione di questo genere, e non è facile nemmeno riuscire organizzativamente a mettere le cose in maniera tale da rendere naturale il flusso di lavoro per produrre open data. Perché l'obiettivo che si deve perseguire è proprio questo, cioè non si deve aprire un dato lavorando in modalità diversa da quello dell'apertura, ma bisogna ridefinire all'interno di un'amministrazione i flussi di lavoro proprio per produrre direttamente dei dati aperti. Per cui a livello di organizzazione dei flussi di lavoro ovviamente bisogna affrontare i cambiamenti che sono richiesti.
Noi come abbiamo iniziato e quali leve abbiamo utilizzato per mettere, per partire, per riuscire a partire? Innanzitutto c'è stato un commitment molto forte da parte del presidente Zingaretti che sicuramente ha promosso in maniera sostanziale all'interno dell'amministrazione questo che era, è un grande obiettivo dell'agenda digitale di Regione Lazio. Abbiamo poi inserito anche l'apertura dei dati tra gli obiettivi individuali dei direttori e dei dirigenti, legando quindi a questo obiettivo una parte della retribuzione accessoria, per cui abbiamo inserito l'obiettivo dell'apertura dei dati ufficialmente nelle performance dei direttori e dei dirigenti. Abbiamo poi creato una comunità di pratica regionale, di cui vi parlo tra un istante, allo scopo di avere una consapevolezza interna molto forte. Cosa significa creare una comunità di pratica regionale? Abbiamo chiesto a tutte quante le direzioni e le strutture regionali di indicarci un referente che potesse seguire i temi dell'agenda digitale e più nello specifico il tema degli open data. Questo ha significato riuscire ad avere un gruppo coeso che nel tempo ha imparato a essere gruppo, appunto, quindi a condividere le problematiche e le soluzioni e ci ha aiutato a cementare una nuova cultura dei dati aperti che era fondamentale per riuscire a non solo a partire, ma anche poi a rendere permanente questo progetto e i cambiamenti che si porta appresso all'interno dell'amministrazione. Successivamente abbiamo aperto la comunità di pratica a tutto il territorio regionale e alle amministrazioni presenti sul territorio regionale mediante una adesione volontaria e abbiamo raggiunto degli ottimi risultati perché alla comunità di pratica sono state destinate una serie di azioni formative e informative che, come vedete da questa slide che è visualizzata adesso, hanno raggiunto più di 500 partecipanti contemporanei con i webinar. Abbiamo attivato 16 classi su una piattaforma online utilizzata per la formazione e abbiamo avuto un totale di 400 ulteriori iscritti rispetto ai dati di partenza negli ultimi tempi, per cui certamente un risultato assolutamente notevole a testimonianza di quanto poi capire come effettivamente aprire i dati sia un'esigenza molto forte all'interno delle amministrazioni. Cosa abbiamo fatto? Torniamo agli altri due punti che avevo accennato nella prima slide, per promuovere il progetto sul territorio e per cercare di portare sul territorio la cultura dei dati aperti, ma anche per costruire insieme alle altre amministrazioni e agli altri soggetti del territorio un modello per l'apertura del patrimonio regionale. Abbiamo organizzato 5 incontri sui territori provinciali, in ognuno dei quali abbiamo cercato di coinvolgere tutti i soggetti che si occupano del tema. Attualmente i dati esposti sul portale sono 258, catalogati in 20 categorie tematiche e in più rispetto a questa parte che è quella più tradizionale di un portale open data, abbiamo definito e esposto online 3 applicazioni verticali, Open Spesa, Open Progetti, Open Sanità. Queste 3 applicazioni rappresentano un po' la novità del portale Open Data Lazio e rispondono alla volontà di rendere immediatamente comprensibili ai cittadini, a chi volesse immediatamente rendersi conto di qual è l'output dei dati che abbiamo inserito su 3 tematiche fondamentali dell'azione regionale. Open Spesa dedicato al bilancio, che
che attualmente restituisce praticamente in tempo reale ogni spesa effettuata dalla regione, ogni pagamento effettuato. Vedete, c'è una prima app che è completamente navigabile, che consente di avere un'immediata impressione dei volumi di spesa e poi ognuno di questi rettangoli si può navigare fino al singolo impegno di spesa. Open Progetti è invece l'applicazione verticale che restituisce immediatamente tutte le informazioni relative alle opere pubbliche cofinanziate dai fondi SIE nel periodo 2007-2013, e l'ultima app invece è Open Sanità, che restituisce i dati di oltre 75 milioni di prestazioni annuali di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle ASL della Regione Lazio. Questo, a nostro avviso, rappresenta insomma un valore aggiunto, perché oltre ad avere dei dati che sono quelli più tradizionali in formato machine readable, abbiamo provato anche a dare tre focus sui maggiori aspetti probabilmente dell'attività regionale immediatamente comprensibili dai cittadini. Dopo questa introduzione io passo la parola e anche la postazione a Claudio Biancalana.